Siamo al CSF Adams di Roma con Fabio Severo. La prima domanda è la classica, e cioè come è avvenuto il tuo approccio alla fotografia? Dall'inizio proprio? Ma sì, quello che vuoi raccontarci, ecco. Vabbè, è iniziata come per molti altri, con un papà appassionato di fotografia, con la camera oscura a casa e poi da lì, insomma, ho lavorato per degli anni come stampatore in bianco e nero presso il laboratorio Andrea Calabresi. Da lì abbiamo lavorato insieme a dei progetti fotografici per degli anni, è cominciata l'esperienza dell'insegnamento e poi è cominciato il lavoro del blog, diciamo che è stato quello che, se vogliamo, mi ha riportato nel mondo fotografico in maniera continua, cioè cominciando come una cosa, degli appunti personali che poi dopo oramai qualche anno continua a essere un'attività. Appunto, il tuo blog Hippolyte Bayard, quando è nato, come è nata l'esigenza, ecco, di scrivere di fotografia? Il blog è nato alla fine del 2007 e l'esigenza è nata dal fatto che già leggevo diversi siti che mi aiutavano a orientarmi nel mondo della fotografia, perché all'epoca già moltissimi fotografi avevano il loro lavoro online, quindi sentivo il bisogno di trovare delle chiavi di lettura, dei filtri, no? A tutto questo materiale. Trovare delle voci che raccontassero di lavori con una sensibilità che potesse somigliare alla mia, insomma. Cosa offriva in quegli anni il panorama italiano, ecco, sulla fotografia a livello di internet? A livello di internet, non molto. Nel senso che c'erano alcuni siti, ma non avevano quell'approccio che invece volevo io di lavorare quasi esclusivamente sugli autori, cioè quindi scrivere ogni volta di fotografia partendo da autori, quindi lavorare su artisti, fotografi in senso lato, cioè persone che hanno delle progettualità interessanti, e iniziando segnalando e scrivendo qualche riga di ognuno di tanti nomi che trovavo, e poi si è evoluto in scrivere di più autori insieme, fare dei nessi, intervistarne, e non trovavo che c'era questa attenzione, diciamo, al singolo autore contemporaneo, intendo proprio dei giorni nostri, e soprattutto mi chiedevo come mai c'erano tanti siti che parlavano di fotografia contemporanea a livello internazionale, cioè come scena internazionale, mentre i siti che c'erano in Italia mi sembravano ancora un po' più orientati verso una scena nazionale. A me invece interessava vedere che c'era in Ampliare altri il posti. Sì, respiro. per vedere le differenze, le similitudini, però insomma per ampliare un po' lo spettro, insomma. Esatto. Invece mi piace leggere proprio le tue parole. Scrivo di fotografia, insegno fotografia, realizzo progetti fotografici. C'è una di queste frasi in cui tu maggiormente ti identifichi oggi, oppure sei veramente la somma di tutti e tre? Guarda, da un punto di vista, beh, sono vere tutte e tre, nella misura in cui mi occupo anche dello sviluppo di progetti fotografici. Non sono, non, non, sono diversi anni ormai che non lavoro come fotografo e non ho idea se questa cosa me la riproporrò nel futuro, non credo al momento. Però lavoro allo sviluppo di progetti fotografici con altri fotografi e quindi mi occupo più, diciamo, di una dimensione di strutturazione del progetto, di cura della realizzazione. È più un dialogo con i fotografi e poi una concretizzazione che si fa insieme. D'altronde, qualsiasi progetto fotografico che tu vedi in forma di libro, in una mostra, è in qualche modo anche il frutto del lavoro di più persone. Non voglio togliere nulla, chiaramente, al fotografo, però per esempio anche l'esperienza, come sto facendo proprio adesso, di lavorare su un progetto con più di un fotografo è interessante, proprio perché credo
cambia le carte anche dal punto di vista del cliché del fotografo come creativo solitario. Questo è il tuo prossimo progetto futuro, quindi. È una delle cose che mi sta impegnando molto in questo periodo per il futuro. E invece non ti farò la classica domanda analogico-digitale perché onestamente a me poco interessa, però vorrei sapere, una mia curiosità, se c'è stato un fotografo conosciuto o anche poco conosciuto che ti ha influenzato molto o ti fa vedere oggi alla fotografia in una determinata maniera. Sì, sicuramente ce ne sono più di uno, però istintivamente mi viene da nominare Joel Sternfeld, che alla fine rappresenta, come dire, la prosecuzione, l'evoluzione di una, di un, non so se chiamarla una tradizione, ma di un percorso che in qualche modo è iniziato con Stephen Shore, per cui quella fotografia di paesaggio americana. Quel tipo di rappresentazione del paesaggio urbano, naturale che sia, e anche tutto quello che poi ha portato in Europa e si è trasformato in Europa e in altri filoni come quello della scuola di Düsseldorf, sicuramente in quell'orizzonte lì trovo la fotografia che cerco più naturalmente. Invece oggi hai presentato un seminario, secondo me qui al CSF Adams, di una tematica un po' scottante, cioè tra tradizione e tecnologie. Secondo te è giusto ricercare un compromesso tra le due? E secondo te, ovviamente non hai la sfera di cristallo, però dove porterà la tendenza? Ma un conto è la tendenza come fenomeno generale, dove c'è un fenomeno dominante e ce ne sono altri meno visibili e meno imposti, che si sono imposti di meno, intendo. Per cui, da un punto di vista, non saprei dirti da un punto di vista generale. Sicuramente, come dire, l'efficienza e la fruibilità senza limiti digitale è una realtà, è un dato di fatto. Però non mi permette, non mi permette di parlare di immagini da un punto di vista di qualità delle immagini. C'è più quel discorso che la domanda, la prima parte su tradizione La e tecnologia. tecnologia è più una questione che secondo me non sono delle scelte che un autore può fare come bandiera, perché sennò diventano dei manierismi, per cui sono delle scelte linguistiche e in genere sono valide quando sono delle esigenze, per cui vengono scelte perché necessarie alla realizzazione del lavoro. Si può anche fare un lavoro, diciamo, più di riflessione sul mezzo stesso e quindi abbracciare la tradizione, abbracciare la tecnologia e quindi il futuro come modo per riflettere sullo stato della fotografia. È difficile fare un lavoro, diciamo, filosofico in immagini, però anche quello è possibile, ne sono stati fatti. Però da un punto di vista di quello che poi viene usato da un autore, da un artista, da un fotografo per realizzare le proprie immagini, non c'è qualche cosa di. L'importante è usare le macchine fotografiche per quello che possono fare, cioè avere un ascolto, una capacità di capire quello che può fare la macchina fotografica che ti permette Ottenere quello che vuoi. di ottenere. Bisogna semplicemente essere fedeli al linguaggio che si sceglie di utilizzare, penso. Va bene, grazie, grazie.